Ciao ragazzi, bentornati su Pokémon Spada DLC numero 2. Nello scorso episodio abbiamo catturato, dopo un'ora quasi, Stacataca e Giratina. Purtroppo potevo catturare Dialga. Unico problema, ero veramente stanco perché Stacataca mi aveva distrutto i neuroni. Mi dispiace tanto non averlo catturato. Comunque, in questo episodio cercherò di rimediare. Quindi, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. E andiamo con l'episodio. Allora, cercherò di catturare Dialga. Cercherò. Allora, salviamo. Dialga, per favore non farmi veramente impazzire. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Schermo luce, palla clima. No, non va bene nessuno di questi. Direi te, tanto per. Allora, Fraxur e Skarmory. Poi ci sono degli oggetti. Un casino. Vai te, tanto per. Ok, catturato Skarmory con sottil guscio. Allora, garanzia a me. Vai. Che nessuno ovviamente prende, più comunque non hai fatto nulla. Mamma mia, non sei stato neanche bersagliato. Allora, tu sei Maractus. Non so seriamente chi prendere. Su di te, dai. Coleottero ghiaccio almeno. C'è, mamma mia. Questo coso mi ha buttato giù due Pokémon. Mamma mia. Pallaclima. Vento in coda, entomoblocco e tifone. Vai, io lo cambio. Ah, ora lo volevi cambiare, eh? No, davvero, quel coso non fa quasi nulla. Dove siamo? Praticamente da lui. Andiamo qua. Allora, non lo catturo perché seriamente mi ha fatto impazzire. Mi ha fatto seriamente impazzire. Mi ha buttato giù Metang solamente con una mossa. Cioè, una sola mossa ha shottato Metang. Ora ti prego, Jeffrey, cambialo quel Pokémon. Ti imploro, non ha fatto nulla. Oh, grazie. Vabbè, con un tipo folletto che andrà a KO comunque. Mamma mia. Ok, primo incontro. So già che ce ne saranno altri. Vento in coda per boostarci potenzialmente.
Cioè, già se mi colpisce sono KO e mi colpirà. Quindi questo sarà già il mio ultimo turno. Fantastico. Dolce bacio. Non ti colpirai mai da solo per sempre, vero? Sarebbe troppo bello. Allora, Quagsire amnesia. Dovevi attaccare. Vabbè. E comunque una cosa. Quell'essere Quagsire ha usato idrovampata. Ha scottato. Ah. Allora, tanto per... Pallaclima. Ma di sicuro mi colpirà, lo so. Lo so che mi colpirà questo coso. Se qualcuno lo addormentasse sarebbe figo. Ma non abbiamo mosse che addormentano. Magibrillio. Colpisciti da solo, dai. Perfetto, siamo durati uno sputo. Ah. Cioè, la cosa orrida non è catturare il Pokémon, è arrivare fino a lui senza mai perdere un Pokémon. Ah. Allora, Skarmory che è orrendo. E tu che sei me. Però con queste mosse veramente no. Cioè, entomoblocco senza mosse di tipo ghiaccio. Allora, all'acciaio. Te sei abbastanza messo bene. Però sotto il guscio come abilità assolutamente no. Cosa fa Gelocoso? Gelo scaglie. Scaglie di ghiaccio proteggono il Pokémon dalle mosse speciali, dimezzando i suoi... Buono.
Oh mio Dio! 3 ore! 3 ore! Non avrò più queste 3 ore indietro! Oh mio Dio! 3 ore e 10 minuti! Entra! Entra! Non uscire! Mamma mia! 3 ore e 10 minuti per catturare un dialga! Un dialga! Non parlo di un Archeus, no, di alga! Lacerazione, forza antica, cannon flash e dragartigli! Non è vero! Ti ho catturato dopo 3 ore! Mamma mia! Mamma mia, nel box, vattene! Oi oi! Mamma mia, ci ho messo 3 ore! Guardate quanti Pokémon ho preso! Guardate quanti! Mamma mia! Questo Mimikyu che mi è uscito orribile! Dov'è? Ho fatto il doppio! Il doppio! C'è! Guardate che orrore! Un orrore dopo l'altro, come sei uscito? Orribile! No! Mamma mia! Oi oi, non ce la faccio! Mi fa male il cuore! Ok, te stai urlando. Cresselia! Dammi! Mamma mia, quanto! Dialga! Oh, ma questa è Dialga, il Pokémon capace di controllare il tempo. Senti, ma se sei davvero capace di farlo, non è che potresti farmi tornare indietro a prima che Nia si arrabbiasse con me? A parte questo, devo dire che hai un ruggito stra particolare. Non mi sembra il Pokémon di cui parlano gli appunti misteriosi. Non ci resta che continuare a darci da fare. A darmi da fare, mamma mia, da quanto sono qui! Oi oi! Mamma mia! Oh. Mamma mia! Prossimo! Sono solo a 3 ore! Dov'è l'altro? Ce n'erano 3 di Pokémon, perché non esce l'altro? Ok, non dirmi che l'ho sovrascritto, giuro mi arrabbio. Zapdos. No, Cresselia, anzi, Cresselia. Va in solitaria, mamma mia. Allora, Cresselia è di tipo psico, se mi ricordo. Sì, psico. Vai Malamar. Devo farmi la squadra pienissima di tipo buio. Questo che cos'è? Questo qua? Sarà Gillicent, forse. Sì, andiamo di qua, dai. Ed eccoci la Cresselia, ok. Allora, ho preferito tagliare tutto perché seriamente no. Rimetterci 3 ore assolutamente no. Perché ora anche se perdo, almeno ho tagliato. Allora,
Notte sferza, vai. Schermo luce, perfetta Nia, sei grandiosa. Sì, c'è Nia nel team. Allora, vento gelato. Ok. Perfetto, grande. Allora, questa è l'abilità di Malamar, inversione. Cosa fa? Praticamente inversione al posto di ridurre, inverte l'effetto. Quindi se riduce vuol dire che aumenta, se aumenta vuol dire che riduce. È fantastica, pensate con verde bufera. È una cosa fantastica questa abilità. Allora, nero pulsar, grande. Ok. Allora, ho solo due cuori, quindi se faccio 2 KO ho perso. Vai. Trucco difesa. Perfetto. Allora, notte sferza. Ok, dai. Vento gelato. Non provarci. Ok, ora sono ancora più veloce. Gli altri sono ancora più lenti. Però Cresselia ora dovrebbe essere abbastanza veloce da superarli. Notte sferza. Benissimo, dai. Cresci pugno. Vabbè. Così facendo usi una mossa di tipo buio, sei potenziato. Allora, notte sferza ancora, me le sono tenute tutte. Trucco difesa. Perché usare 2 volte trucco difesa? Baratto forza. Oh. Nero pulsar la devasti. Ok, ha ridotto la mia velocità. Ok. Pensavo che colpisse me, ma io sono di tipo buio, quindi non dovrebbe farmi niente. Niente o nulla. Allora. Ok. Mamma mia. Adesso, vai. Questo. Difesa speciale ridotte, dai. Ok, perfetto, siamo veramente protetti. Può solamente colpire Klefki. E Klefki è abbastanza forte in difesa e in difesa speciale. Quindi praticamente io, Grimmsnarl e Coso e Bisharp siamo protetti perché siamo di tipo buio. E il tipo buio non viene colpito dal tipo psico. Fantastico, siamo veramente messi bene. Vai e chiudiamola qui. Vabbè, trucco difesa. Ora, Klefki si è rivelato abbastanza buono, perché ha delle mosse che supportano, e veramente bene. Forza lunare. Ok, questo è tipo folletto. Mamma mia, mi ha fatto venire un colpo. E addio, Cresselia. Anzi, benvenuta Cresselia. Un leggendario alla prima botta. Allora, ho catturato Araquanid perché gli altri non mi piacevano dalle mosse. E Araquanid, sei buono. Soprattutto perché hai idrobreccia, assalto e velenpuntura. Sei veramente buono. Salta amicizia. Vabbè, vabbè. Allora, ho sbagliato, volevo vedere le info, però ho premuto B. Vabbè.
Allora, vento gelato, vento gelato. Qual era che... Non era vento gelato che congelava? Va bene, mi ricordavo una mossa di tipo ghiaccio inutile. Ah no, era polneve. Polneve poteva congelare. Ok. Forza lunare buona. Psicotaglio e psicoshock. Psicotaglio non serve praticamente quasi a niente perché sei speciale, quindi vabbè. Allora, prendiamo Cresselia. E mi dispiace dirlo, come lo scorso episodio, ma chiudo qui. Seriamente, sono da 3 ore e mezza. Io chiudo, veramente Dialga mi ha distrutto. Non so neanche a quanto sono, sinceramente. Però chiudo qui l'episodio. Sono veramente stanco, morto. Allora, Azelf, vai. Almeno siamo pronti per il prossimo episodio. Se ovviamente riesco a catturarli senza problemi. Allora, Azelf e Zapdos. Allora, intanto mettiamo coso e vediamo com'è uscito. Cresselia, eccoti qua. Veramente bene sei uscito. Veramente, veramente bene. Ah, i dolori di pancia. Oi, oi. No, seriamente, questo coso mi ha fatto venire male allo stomaco. Veramente allo stomaco, da quanta adrenalina mi ha fatto venire. Oi, oi. Guardate. Mamma mia. Allora, parlo con te e chiudo qui. Allora, vai. Cresselia. Ma questa è Cresselia, l'incarnazione di uno spicchio di luna. Che bel Pokémon. Però quell'anello che ha sulla schiena sembra così duro. Come fa a stendersi per dormire? E se deve girarsi nel sonno? Così mi fa preoccupare. Non mi sembra il Pokémon di cui parlano gli appunti misteriosi. Non ci resta che continuare a cer- che continuarci che continuare a darci da fare. Mamma mia, non ce la faccio più. Ora, purtroppo. Dov'è? Questo qui. Questo qui è buonissimo. A parte perché dovrei spendere 150 cose per una Uchi Ball. Vabbè. Comunque dicevo, il cerotto delle abilità è buono perché permette di dare l'abilità nascosta del Pokémon. Però guardate quanto costa, primo. Secondo, mi è capitato mentre cercavo di catturare coso. Un Lurantis con inversione e verde bufera. È una cosa fantastica. Aveva più 6 di attacco contro Dialga e aveva una mossa speciale, non mi ricordo quale, mi sembra Energy Palla. Gli faceva un botto di danno. E ricordo, erba su acciaio fa schifo. Mamma mia. Però vabbè, comunque avevo perso. Ora, ripeto, abbiamo finito. Mi dispiace tantissimo se devo chiudere qua l'episodio, ma seriamente sono sfinito. Non ce la faccio più. Dialga mi ha veramente prosciugato le forze. Mi ha veramente distrutto. Mamma mia. Comunque, nel prossimo episodio di Pokémon Spada, DLC numero 2, andremo a cercare un altro leggendario e spero di catturarlo senza problemi. Comunque. Ripeto, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace e al prossimo episodio. Ciao!